Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, amici e amiche. Dunque, oggi andrò a fare una pasta e peperoni, zucchina, pomodorino. Poi farò una piccola crema di peperone e zucchina che la miscelerò con della panna. Allora, io qui ho già l'olio, la padella. Ora vado subito a tagliare i peperoni facendoli a quadruccetti piccolissimi. Vedo gli ingredienti. Dunque, qui ho due peperoni, uno giallo e uno rosso che ho già pulito internamente, lavato, eccoli qua. Poi ho un po' di pomodorini, questi a vostro piacere, quanti ne volete mettere, un pezzo di cipolla e una zucchina. Sono sempre ingredienti per due persone. Ora taglio a cubetti i peperoni. Poi farò rosolare soltanto la cipolla, dopodiché aggiungerò le verdure. I miei pomodorini, ora vado a tagliare la cipolla nella padella e andiamo a frullarli per soffriggerla. Già è tutto lavato. Non serve molta cipolla, un pezzetto, giusto per dare un po' di sapore. Io almeno uso questo, poi ognuno usa l'olio che preferisce. Ora andiamo ai fornelli. Intanto porto questi.
qua. Andiamo. Allora. Ecco qua, qui è la padella. Io qui nel frattempo ho messo l'acqua a bollire per la pasta. Ora faccio imbiondire la cipolla e dopo vado a versare le verdure. Nel frattempo mi preparo il frullatore immersione per andare a fare una cremina di peperoni. Questo per renderli un po' più cremosi, i peperoni, che neanche servirebbe. Andrà ripassata tutta fino alla padella di 7 minuti, con l'occorrenza aggiungere un po' di acqua di cottura della pasta, che si vede che è troppo asciutta. Io un po' d'acqua della pasta la vado ad aggiungere anche facendo la crema di peperone cucchina, per renderla più morbida. Ecco, la cipolla già si sta intendendo. E ora che io metto le verdure. Ora aggiusto di sale e pepe e lascio cuocere. Metto un po' di pepe. Un po' di sale. E aggiungo i pomodorini anche. Ora per far cuocere bene il tutto andrò a mettere un po' d'acqua che sta in ebollizione fino alle verdure. Aggiungerò un po' di quest'acqua calda. Ora si ammorbidirà un po' tutto. Ok, dove che bei colori, rosso, giallo e verde, bellissimo. Ora io lo faccio così
e copro. Faccio un pochino la fiamma. E lascio cuocere, ci vediamo dopo. Allora, andiamo a vedere a che punto sono le verdure. Ecco qua, direi che sono pronte per toglierle un po' e frullarle. Qui l'acqua bolle. Io vado a calare 150 grammi di sedanini, ci vorranno 10 minuti, 15 minuti di cottura. Mi tolgo qualche minuto prima perché li passo qui nella padella. Allora, ora vado a togliere un po' di peperone e zucchine e li vado a frullare. Ecco, questi vanno presto per condire. Ora aggiungo un po' di acqua di cottura per la pasta per rendere la crema un po' più liquida. Giro la pasta intanto. Metto il sale. Rimescolo per sciogliere il sale. In questa ricetta ci sta bene la pasta corta, non lunga. Qui la fiamma è tutta bassa. Ora vado a frullare i peperoni. Allora, vedete, questa è la cremina che si è formata, io adesso la andrò ad aggiungere qui dopo nella padella assieme alla pasta. Aggiungo un po' di panna qui dove ho frullato i peperoni. Un altro po'. Thank you.
qui, amiche, eh? Vedete che bella cremina? Con un po' di panna. Ha cambiato anche il colore, è venuto color salmone. Vedete il colore? Color salmone. Ok. Aspettiamo che si cuoce la pasta. A qualche minuto prima della cottura la vado a mettere nella padella con i peperoni. La passo al fornello più grande. Perfetta, a dopo. Allora, io la pasta la tolgo al dente, la vado a travasare nella padella e finisco la cottura. Mancano 2-3 minuti alla cottura, anche meno, eh. Porto la padella al fornello grande, adesso la metto dietro, se mi occorre un po' d'acqua la prendo, ma intanto mettendo la pasta in padella ho portato dietro anche un po' d'acqua, per il momento non aggiungo nulla. Fine, una bella grattugiata di parmigiano, eh. Mettiamo la crema di peperone. Ora non la metto tutta. Vediamo se questa basta così. Direi proprio di sì, che basta questa qui l'ho messa, una frullata un po' di più. Guardate che bella pasta, amiche, amici. Guardate che bellissima che è, morbida, molto morbida, non è asciutta, è perfetta. Ora prendo un po' di parmigiano e lo grattugio in padella, e poi un po' sopra nel piatto da portare. Assaggio uno per sentire se è cotto. Va benissimo, è anche buono, che buon gusto che ha, buonissima, eh? Ora per
metto un po' di parmigiano e lo grattugio sopra. Ecco, questo è il parmigiano reggiano. A fiamma spenta, si grattugia il parmigiano. Uscita una bellissima pasta, molto, molto molto bella, meravigliosa. Sono molto soddisfatta. E anche il sapore è ottimo, eh. Provato a farla, è gustosissima. Rimescoliamo. Si va ad impiattare. A chi piace mette altro parmigiano una volta impiattato. Ho fatto una piccola decorazione con la crema. Grattugio un altro po' di parmigiano. Fatto, ecco qua amiche. Allora, anche per oggi ho terminato la mia ricetta, veloce come avete visto, non ci vuole molto tempo. Guardate che bella che è, ha un profumo meraviglioso, e provate a rifarla, vedrete che vi piacerà, è molto gustosa. È a base di verdure, non ci sono molti grassi, se andiamo a vedere. C'è pochissimo olio e un pochino di panna, ma non tanta. Ecco qua, amiche. Allora, io con questa ricetta oggi vi saluto. Anzi, vado a assaggiarla ancora, adesso che c'è un po' di parmigiano. Proprio buona, buona 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 amica, vi consiglio di farla. Si sente il peperone, il dolce del peperone e la zucchina leggermente gustosa, si sente più il peperone, perché è normale, il peperone ha più sapore. Bene, per oggi è tutto. Io con questo piatto meraviglioso, guardatelo da vicino, vi saluto, vi dico un buon pranzo e una buona giornata a tutte. Ciao amiche, alla prossima ricetta con Anna in cucina. Ciao!